ci sono storie che non è possibile considerare al di fuori del loro periodo storico. Storie di persone che compiono azioni che possiamo capire solo se immerse in un preciso contesto sociale e politico. Una storia di un matrimonio riparatore agli occhi di un piccolo paese bigotto ne è un esempio. E poi ce ne sono altre, che sembrano non avere tempo e nel luogo ben precisi, come tutte quelle storie che parlano di ribellione umana al sopruso del potere. Storie in cui si cambiano gli scenari, ma non le azioni e non le reazioni. E poi ce ne sono alcune che comprendono entrambe, a seconda della lettura che ne si fa, antiche eppure attuali. Sono le storie di povertà, di abusi, di violenza contro chi non può difendersi. E molto spesso sono storie di bambini. È il 26 luglio del 1909. È un lunedì ed alcuni uomini della Guardia Civile spagnola stanno cercando in strada un uomo sospettato di aver compiuto atti di vandalismo in città per conto degli Jóvenes Bárbaros. È un giorno di grande tumulto sociale a Barcellona. È il giorno dello sciopero indetto dalla Solidaridad Obrera, un'organizzazione guidata da anarchici e socialisti che urlano a gran voce contro la decisione del ministro della guerra Antonio Maura. Sono scesi in piazza in difesa di 520 uomini facenti parte della terza brigata mista, uomini che avevano finito il loro servizio al fronte 6 anni prima e che ora erano lavoratori, operai e padri di famiglia. Sì, perché la Spagna aveva ripreso la sua attività di colonizzazione in Marocco, ma per far questo servivano uomini il più possibile e il ministro Antonio Maura aveva sentito l'esigenza di richiamare anche loro. Aveva però lasciato la possibilità di rifiutarsi, a patto che pagassero 6.000 real, al tempo una cifra che andava ben oltre le possibilità di un lavoratore medio. Una sonora presa in giro che costerà alla Spagna la morte tra 104 e 150 civili, 8 morti e 124 feriti fra i soldati, 1.700 accusati di aver fomentato la rivolta, 5 condanne a morte e 59 ergastoli. C'è aria di rabbia contro il governo colonialista, contro i militari, contro la corruzione della Chiesa e contro la borghesia. È un vento di rabbia e rivolta delle classi operaie che spira in tutta Europa da tempo, un'Europa che sfila con i colli di pelliccia della Belle Époque, di una borghesia ricca che crede nel progresso della tecnologia e della scienza, e in cui le élite finanziarie e industriali la fanno da padrone lavorando per il proprio monopolio. Un'Europa che, come la Luna, cerca di dimenticare la sua metà oscura, povera, sporca, promiscua e violenta, dove è difficile rimanere vivi. Un'Europa spaccata tra cieca e illusa ricchezza e classi operaie affamate. È l'ultima settimana di luglio, quella che verrà ricordata nei libri di storia come la Semana Tragica, la settimana tragica di Barcellona. Tra le vie di quella Barcellona, tra militari, anarchici, socialisti, comunisti, operai infuriati, prostitute in strada, c'è anche una donna. Ha 41 anni ed è una maîtresse di un bordello clandestino che è stato appena scoperto in una delle perquisizioni che la polizia sta effettuando in quella settimana di guerriglia. La donna è Enriqueta Martí Ripollès, una donna minuta e gentile. Enriqueta è nata in un piccolo paese vicino Barcellona, a Sant Feliu de Llobregat, da una famiglia povera. Suo padre è un alcolista cronico e sua madre sbarca il lunario come può con le pulizie. Una storia di povertà dell'epoca, identica a tantissime altre. Quella povertà porta Enriqueta a lavorare fin da piccola come nutrice e domestica. Si fa amare Enriqueta, soprattutto dei bambini. È sveglia e non è intenzionata a rassegnarsi ad una vita di stenti. Ritiene che i soldi che guadagna con quel lavoro non siano abbastanza e da 16 anni si avvia alla prostituzione nel quartiere di Santa Madrona. 4 anni dopo, Enriqueta incontra un uomo. È un pittore di nature morte di nome Juan Pugalo. Ha grandi ed affascinanti progetti d'artista Juan. Enriqueta lo sposa vedendo in lui un salto di qualità, quindi lascia il suo mestiere di prostituta decisa a cambiare vita. Juan però non riesce a sfondare e spesso le sue opere rimangono invendute e quelle che riesce a piazzare gli fruttano solo somme modeste. Lo spettro della miseria torna vivo nella vita della donna, che si trova costretta a dover ricorrere di nuovo al suo precedente mestiere di prostituta. Juan però non è d'accordo e dopo 10 anni di matrimonio la lascia. Fa carriera Enriqueta. È intelligente,
astuta e sa cogliere le occasioni buone. Così passa dall'essere prostituta a gestire un bordello. È proprio lì, in quella famosa settimana tragica dei tumulti civili, che la polizia la trova. Ma con lei, tra prostituta e clientela, trova anche il rampollo di una famiglia rilevante di un politico locale, perché quel bordello è per gente importante, amicizie utili di cui Enrichetta è riuscita a circondarsi. Perciò la polizia non fa nomi, insabbia tutto e rilascia subito la donna che tornerà ad operare in libertà nella zona oscura di Barcellona. Di lei ci si dimenticherà molto presto. Il 17 febbraio del 1912, 3 anni dopo la contestazione popolare, una donna, Claudia Elias, vede una bambina sconosciuta dai capelli rasati guardare per un attimo da una finestra di un'abitazione situata proprio di fronte alla sua, al 29 di Calle de Ponent, un quartiere popolare di Barcellona. Claudia è una donna anziana, una di quelle signore che passano il tempo in finestra a guardare la vita degli altri e conosce bene tutti gli abitanti delle abitazioni vicino alle sue. E sa, ad esempio, che la signora che abita da un po' in quella casa al numero 29 non ne ha di figli. Non resistendo alla curiosità, bussa allora alla porta di quella signora per chiedere spiegazioni. Ma come risposta, la donna reagisce malamente e corre a serrare tutte le finestre della casa. Claudia lo ritiene un comportamento piuttosto scortese, sì, ma anche molto sospetto e ne parla con un suo vicino di casa, un costruttore di materassi. Con sua sorpresa, l'uomo le rivela di aver notato anche lui quella strana bambina rasata. Non ci pensa molto Claudia e le torna in mente subito un brutto fatto di cronaca accaduto 7 giorni prima. Il 10 febbraio, infatti, una donna aveva denunciato la sparizione di sua figlia Teresa Guitard Congost, di 5 anni. Il materassaio, nonostante ritenga che la bambina somigli alle foto apparse sui giornali, ha comunque dei dubbi. Claudia no, non ha dubbi. Quella bambina proprio non l'ha mai vista e quella strana reazione di quella donna le fa pensare il peggio. Perciò convince il materassaio ad accompagnarla alla stazione di polizia per raccontare insieme della presenza della piccola sconosciuta. Per la polizia di Barcellona non è un buon momento. Da tempo, nel distretto di El Raval e del Barrio Gotico, stanno scomparendo bambini di età fra i 3 e i 5 anni, senza che nessuno di loro venga ritrovato. E se fino a poco tempo prima la gente aveva solo borbottato, dopo la sparizione della piccola Teresita, figlia di un uomo molto amato in città, era insorta accusando pesantemente di incompetenza e indolenza le autorità. Il problema è che i bambini a sparire sono tutti figli di gente di poco conto, quasi tutti figli di prostitute o di gente che non aveva intenzione di avere gli occhi delle autorità puntati addosso. Perciò, oltre alle poche sparizioni denunciate regolarmente, ce ne sono molte altre rimaste nell'ombra nella speranza dei genitori di potersela sbrigare da soli. Perché è un altro mondo quello dei quartieri malfamati. Lì si vive con leggi diverse che si basano sulla vendetta, sul ricatto e sull'omertà. La polizia non tiene dunque in troppa considerazione la denuncia di Claudia e del materassaio e non fa nulla in proposito, fatto che aumenta l'indignazione pubblica e 10 giorni dopo, il 27 di febbraio, l'agente José Hazens e il brigadiere Ribot si vedono costretti ad effettuare un controllo. Ribot, insieme ad altri uomini, fermano con una scusa la donna. Quella donna è Enrichetta Martí. Enrichetta è conosciuta dalla polizia come una facoltosa possidente di vari immobili, ma in giro si dice di lei che sia una fattucchiera, ma non una di quelle che ti vendono acqua colorata, amuleti di ossa di gatto e fanno finta di leggerti la mano. Lei è una strega vera, in grado di preparare pozioni e compiere malefici. Si dice anche che abbia il vizio di avvicinare bambini e per questo sia stata cacciata via da Maiorca, rischiando un linciaggio. Ma sono voci di popolo, senza alcuna prova di base, forse dettate dall'invidia perché lei, Enrichetta, ce l'ha fatta. Lei ha vinto la povertà. C'è chi sostiene di vederla uscire di notte sfoggiando abiti costosi, gioielli e parrucche, frequentare il casinò della Rabassada e il teatro del Liceo, sbandierando un'opulenza oltre quella che effettivamente mostra di giorno. Enrichetta realmente frequenta la Barcellona da bene. Col suo lavoro si è circondata di nobili e di ricchi borghesi di cui può godere i favori. Certo, il modo in cui ha ottenuto la sua posizione tutti lo conoscono, del resto lei non lo ha mai negato.
come non negava di confezionare unguenti, dei medicamenti particolarmente efficaci contro la tubercolosi e la polmonite, che poi rivendeva ai propri facoltosi amici a caro prezzo. Medicamenti la cui ricetta teneva ben segreta per sé, ma che di certo non sono degli incantesimi. «È una guaritrice», dice lei, «non una strega». Da qui ad accusarla di aver rapito dei bambini poi ce ne passava. E poi c'è una strana storia di quella donna che da qualche tempo viene avvistata con una certa frequenza proprio fra i vicoli del barrio gotico e di Arreval. Una mendicante vestita di stracci che chiede l'elemosina e che ama avvicinare bambini piccoli che giocano da soli, offrendo loro delle caramelle. Era una donna gentile che sapeva farsi ben volere da subito, soprattutto da quelle madri che, dovendo sbrigare delle commissioni, non potevano controllare i propri figli. In quel caso si offriva di badare lei ai loro piccoli fino al loro ritorno. Era forse più logico pensare che potesse essere lei la rapitrice, anche se nessuna delle madri aveva sporto denuncia contro quella misteriosa donna gentile. Non c'era l'ombra di nessuna denuncia a suo carico. Con queste informazioni Ribot ferma in strada Enrichetta e la informa con una scusa della necessità di perquisire il suo appartamento. Stranamente la donna sembra preoccupata e nervosa e questo fa nascere dei sospetti negli agenti, che quindi insistono per entrare in casa. Ormai non può più evitarlo e li lascia oltrepassare la soglia.